Vorrei fare una riflessione, innanzitutto ringraziando sentitamente, non lo dico in modo, diciamo, formale, tutti coloro che sono intervenuti, a cominciare dalla relazione iniziale di Agosti, che ha, diciamo, delineato un affresco di una fase storica in cui l'Italia e i comunisti italiani in quella fase hanno giocato un ruolo decisivo per i destini del paese. Ma poi tutti gli altri interventi che si sono susseguiti, mi sembra che si possa dire che questa nostra giornata di oggi abbia consentito una riflessione approfondita, ricca, di questo passaggio storico decisivo, una riflessione fatta con passione e con la fatica della ricerca e dello studio, fornendo dei materiali, a mio giudizio, di grande interesse, perché questa discussione e la conoscenza di questa fase storica siano diffusi e, diciamo, arricchiti da altre iniziative. Io, appunto, intervenendo alla fine di questa giornata, mi pongo un interrogativo che credo sia un interrogativo che nasce dalle cose, da questa riflessione collettiva importante. Che cosa ci ha lasciato in definitiva la lotta di liberazione? Qual è il suo lascito in questo momento della vita del paese, di una crisi complessiva del capitalismo contemporaneo, in cui il mondo sembra ingovernabile e in cui il nostro paese sembra avviato verso un declino ineluttabile? Io credo che il lascito di quella esperienza storica non stia soltanto nella memoria, in una storia da custodire e da cui attingere per affrontare le contraddizioni del presente, non stia solo in questo, che pure è un momento essenziale. Perché un paese, un popolo senza storia, senza memoria, sono come un nocchiero nella tempesta senza ancore, senza punti di riferimento. Io penso che quella esperienza, quella lotta, come del resto molti interventi hanno sottolineato, ci ha lasciato un'eredità vivente, anche se in condizioni di gravi difficoltà. Cioè, ci ha lasciato la Repubblica Democratica fondata sul lavoro, e che non è una cosa da poco. Ci ha lasciato una Costituzione che, diciamo, definisce il patto tra gli italiani. Quindi non è soltanto il recupero di una memoria e di una storia che bisogna fare in questo momento. È anche, credo, l'approfondimento del senso di una conquista storica. Parlo appunto della Costituzione della Repubblica Democratica, in un momento nel quale, appunto, il paese sembra disancorato e senza una prospettiva.
Che cosa significa? Ecco, gli interventi ultimi, in particolare l'intervento di Pizzinato, credo che sollecitano in tutti, perlomeno ha sollecitato in me la domanda: che cosa significa il fondamento del lavoro alla base dello Stato democratico? Su questo punto, nel momento in cui la nostra Costituzione viene bistrattata e fondamentalmente attaccata, io credo che una riflessione vada fatta. Così, banalmente, nella fase in cui domina un capitale finanziario globale che attacca in modo diretto i diritti e le conquiste del lavoro, la prima cosa che viene in mente è che il fondamento di questa Costituzione non è l'impresa, non è il capitale, non è la rendita parassitaria, è appunto il lavoro, che dovrebbe costituire il tessuto connettivo di una società diversa, nuova, più avanzata, di una civiltà più alta, come la intendevano i costituenti. Si può vedere il problema anche da un altro punto di vista. Il fondamento del lavoro significa che non è più il cittadino proprietario l'asse su cui ruota l'insieme delle istituzioni e delle norme che governano i rapporti tra i cittadini. E appunto il fondamento è il lavoratore, il cittadino lavoratore, la persona che lavora, la persona che non è proprietaria dei mezzi di produzione con i quali sfrutta altri uomini e altre donne, ma è appunto il cittadino che per vivere, come dice spesso Landini, ha bisogno di lavorare, perché non possiede altri mezzi per la sua sussistenza. Quindi questo è un passaggio storico, secondo me, decisivo, che va sottolineato. Cambia fondamentalmente la visione dello Stato e la presenza delle classi subalterne come protagonisti della vita politica sociale del Paese significa che ci troviamo di fronte non solo a una visione democratica avanzata, a mio modo di vedere, ma a un progetto di cambiamento delle basi sociali ed economiche su cui si regge il rapporto tra i cittadini. E questo, come è stato qui ricordato, questa impostazione noi la troviamo nell'articolo 3, nel secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione, quando si dice che il compito della Repubblica è rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo, attenzione, il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori alla vita, all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Dove è chiaro che si considera necessario intervenire non semplicemente nel processo di redistribuzione della ricchezza, cosa pure importante, ma che occorre intervenire nel rapporto di produzione capitalistico, perché di questo si sta parlando, con tre finalità: assicurare la libertà e l'uguaglianza, garantire il pieno sviluppo della persona umana e consentire ai lavoratori di diventare classe dirigente nel Paese.
In altri termini, e questo è un punto su cui a mio giudizio sarebbe necessario approfondire il nostro discorso, il fondamento del lavoro nell'impianto costituzionale ridefinisce concretamente la questione dell'uguaglianza e della libertà. Voglio essere ancora più chiaro. Non basta l'uguaglianza davanti alla legge, secondo l'impianto della nostra Costituzione, cosa pure essenziale. Occorre rimuovere, come è stato detto, gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono l'affermazione dell'uguaglianza e della libertà. E quindi io penso che questo riflessione su questa conquista storica dovuta alla resistenza sia una conquista in questo momento da rinnovare, da sviluppare, e su cui bisogna che le forze più sensibili della cultura, le forze che si definiscono di sinistra, impiantino un lavoro sistematico. E a questo punto vorrei anche sottolineare, e poi finisco subito, che quando si parla del contributo dei comunisti alla resistenza, su cui qui si sono sviluppate molte considerazioni di grande interesse, io credo che vada ripresa una osservazione che io ho trovato nel libro di Aldo Agosti, dedicato a Togliatti, quando Agosti chiarisce qual è il contributo dato da Togliatti all'impianto della Costituzione. E Agosti dice che l'idea di Togliatti a proposito della Costituzione come prosecuzione a livello istituzionale e di impianto di un nuovo stato della guerra e della lotta di liberazione, l'idea di Togliatti è che la Costituzione non può soltanto registrare lo stato delle cose presenti, deve essere una Costituzione programmatica, deve cioè indicare un progetto di cambiamento. In altre parole, disegnare una civiltà più avanzata dopo l'abbattimento del fascismo. Non si può tornare al vecchio stato liberale, non si può neanche acconciarsi a un ammodernamento dello stato delle cose presenti, occorre mutare le basi dello Stato e affermare nuovi diritti della persona. E per questo, dice Agosti, Togliatti sceglie di far parte della prima sottocommissione dell'Assemblea Costituente, perché è quella che ha un maggiore carattere programmatico. E qui affronta Togliatti il tema, precisa Agosti, il tema dei diritti sociali, sul quale presenterà una relazione di grande respiro, le cui linee generali saranno nella sostanza recepite dal titolo terzo della Costituzione. Questo, aspetto è molto importante, perché viene in chiaro un punto di grande rilievo, secondo me. Se non ci fosse stata questa visione della Costituzione da parte di Togliatti, sia nella visione generale, sia nella definizione dei diritti sociali, che sono i diritti nuovi, probabilmente noi non avremmo avuto questa conquista storica.
E questo lo dico non, diciamo, a beneficio dei meriti dei comunisti, ma per una ricostruzione oggettiva di un processo nel quale, come disse allora Pietro Nenni, Togliatti era l'unico veggente in un panorama di persone che non avevano lo sguardo molto penetrante. Ecco, Togliatti quindi è anche l'autore del terzo, di quello che poi è diventato il titolo terzo della Costituzione, tutto l'insieme dei diritti sociali che vanno dall'articolo 35 all'articolo 47 della Costituzione. Sono diritti estremamente attuali, estremamente moderni. Io vorrei ricordarli, anche se vorrei brevemente ricordarli, anche se a tutti noi sono presenti. Si parla del diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro. Comunque di una retribuzione che deve assicurare una esistenza libera e dignitosa. Si parla del diritto al riposo settimanale, alle ferie distributive, alle ferie retribuite, del diritto alla retribuzione paritaria tra donne e uomini per uguale lavoro, come ricordava anche Pizzinato, era una delle rivendicazioni operaie, del diritto alla pensione, del diritto alla salute, del diritto per i capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, dice la Costituzione, di raggiungere i gradi più alti degli studi, dello sviluppo della ricerca e della cultura, nonché della tutela del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, cioè nell'insieme. Questa trama dei diritti sociali, dei diritti nuovi, delineano un progetto nuovo di società, una società più alta, una civiltà più avanzata. Questo a me sembra una cosa molto importante da mettere in rilievo quando noi parliamo di ciò che è vivo nella lotta di liberazione, nella resistenza. Ma questo è un disegno organico, perché la Costituzione non si limita a delineare un quadro di diritti. Dice che per realizzare questi diritti è necessario innanzitutto che tutti i cittadini concorrano alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva, secondo un criterio di proporzionalità, questione che in questi giorni si sta discutendo perché sembra che il governo adotti delle misure che vanno invece in una direzione completamente opposta. E poi si dice anche che l'iniziativa economica è privata, si deve sviluppare sì in piena libertà, ma non si può svolgere in contrasto con l'utilità sociale e in modo di recare danno alla sicurezza, alla dignità umana. Sono tutti principi, diciamo, di grande importanza, che oggi vengono messe in discussione. Perciò vado a concludere. Io credo che insomma la nostra discussione che vorremmo proseguire intorno alla lotta di resistenza e alle conquiste che quella lotta ha ottenuto dovrebbero avere anche questa curvatura intorno alle condizioni attuali dell'Italia. E in questo senso penso che dovremmo sviluppare molte altre iniziative. E vorrei però sottolineare che in questa nuova collocazione del lavoro e dei lavoratori come effetto della lotta di liberazione,
c'è un problema che solitamente non viene trattato, ed è il problema della proprietà. Non credo di andare molto, di andare fuori tema. Il fatto è che nella Costituzione si dice che appunto quei diritti si possono realizzare alla condizione che venga posto un limite, come dice l'articolo 41, l'articolo 42, alla proprietà privata, e che quindi sia consentito anche ai lavoratori o agli utenti associati di potersi organizzare e diventare essi stessi, diciamo, proprietari e conduttori di attività economiche importanti. E anche questo è un tema di grandissimo rilievo. Insomma, la Costituzione, quella Costituzione, non è un libro dei sogni, anche se oggi viene messa in discussione. E quella lotta non è stata inutile, parlo della lotta alla della Resistenza. Ha gettato le basi, appunto, per un salto qualitativo nella storia del nostro Paese. E io credo che in questo momento dovremmo, appunto, nonostante le difficoltà, perché questa nostra iniziativa di oggi, che penso converrete con me, sia stata un'iniziativa utile anche sotto certi aspetti significativa, di tematiche importanti ed attuali, non ha riscosso una grande partecipazione di popolo. Però io penso che non dobbiamo depositare le armi e quindi dobbiamo continuare e approfondire questo rapporto organico che c'è tra la lotta di liberazione, la conquista della Costituzione, le libertà democratiche, la democrazia e la democrazia economica in questo momento, in questa fase storica. Sono tutti temi che dalla lotta di liberazione prendono avvio. E per questo noi abbiamo in mente di svolgere alcune altre iniziative. A Milano, il 21 di novembre, se non sbaglio, facciamo un altro incontro proprio sul tema specifico della lotta dei lavoratori e della classe operaia e del loro contributo, in particolare nel milanese, alla lotta di liberazione, con la partecipazione di Pizzinato, della compagna Platone, di storici dell'AMPI locale e di molte altre organizzazioni. E dal 30 di dicembre, dal 30 di novembre al 5 di dicembre, vogliamo organizzare a Roma una serie di iniziative sotto il titolo Roma Partigiana, cioè vogliamo far conoscere e vogliamo diffondere, diciamo, questa idea di una Roma diversa da quella come viene oggi sempre rappresentata. E qui è stata ricordata la battaglia di Porta San Paolo, il ruolo dei GAP. Dobbiamo sviluppare conoscenze ulteriori e in questa settimana vorremmo avere diversi incontri, ma anche iniziative collegate alla diffusione di alcune idee attraverso i mezzi di comunicazione, attraverso la musica. Avremo varie iniziative di cui vi terremo informati. Concludo ringraziandovi di nuovo e ricordandovi che Futura Umanità è a disposizione per qualsiasi iniziativa che voi in questa direzione vogliate promuovere. Grazie.